Bentornati, regà! Qua è Savix che vi parla con il nuovo episodio del backstage del Collegio 7, ragazzi. Quindi non ci incischiamo, mettete like, iscrivetevi, attivate la campanella e non mi rompete il cazzo. Iniziamo con il video. Questi capelli, Io ci tengo particolarmente in quanto fanno di me un personaggio. A me danno sicurezza, Personaggia! senza che ci potrei vivere, anche con dei capelli corti, non so come potrei vedere. No. Sono Tommy, sono un batterista. No, non si è frizzata la webcam, ero frizzato io. È maschio! Vado a Mosca, Londra, New York. Raga! È maschio! Ma soprattutto sul banco di scuola. Abbiamo la femmina che si traveste da maschio e il maschio che si traveste da femmina. Ma non è che il problema è il cosa fanno, è che non ci capisco più un cazzo io! Da quando ho 4 anni suono la batteria ed è la mia passione più grande, appunto da Bello quando suonare, anch'io strimpello la chitarra. A dicembre del 2021 al Quirinale il presidente Mattarella mi ha nominato Alfiere della Repubblica proprio Sti cazzi! per la musica. Azzo! Vive di musica. E questo, essendo appunto una famiglia, lui è cresciuto così, insomma. Beato lui! L'opportunità di viaggiare. Per questo il collegio, secondo me, serve per ritornare con i piedi a terra. Tu dici? Non lo so, perché se le mele cadono dall'albero, possono cadere tanto distanti. Cioè, a meno che non ce le portate via. Quindi io non lo saprei, guarda. Sono Zelda, ho 15 anni, so di essere strana. Oh, calma però, eh! Ma chi se ne frega? Che cazzo me ne fotta a me? Che cazzo me ne fotta a me? Io mi taglio sempre i capelli da sola. Non mi interessa se... Anch'io? Guarda. Sono bravo, no? Siano perfetti così. Mi piace un po' il caos. Non da... L'avevamo già capito dai casting, te lo assicuro! Non ho mai soldi alle lobby dei parrucchieri. Cosa cazzo stai dicendo? Eh? Cioè, lei come ha insultato mia madre, barocchiera, ce l'hai con mia madre. Porto l'ottusità e tendo a provare molto disgusto per certe cose. Il Minchia, disgusto è raga. una delle mie emozioni più... Raga, mi vengono i brividi addosso, questa non la sopporto, ve lo giuro, mi irrita il sistema nervoso. Non si fa lì. È impazzito pure il computer! I Måneskin non li sopporto perché li trovo molto commerciali. Se i Måneskin sono commerciali, porco dio, io non faccio più lo youtuber. Madosca, i Måneskin commerciali. Damiano De Maneskin è il più impostato di tutti, sicuramente. La macchietta del gruppo. Ma questo che Zelda problema? è intelligentissima Ma ed che è in cazzo grado di dici? plasmare il mondo attorno a sé con la Il sua padre è intelligenza. deluso! È amareggiato! Non ce la può fare lui così. L'ho guardato in Anche con un faccia, buon grado di poveretto. fortuna. Gli altri tendono proprio... Raga, ve lo giuro, non mi prendete per cattivo, ma sai quelle cose a pelle? Cioè, non possiamo andare d'accordo con tutti nella vita, cazzo. A me questa non mi sta a genio per A niente. seguire il gruppo. Io mi sento un po' diversa da questa idea. Zelda è proprio particolare, spesse volte ha difficoltà a rapportarsi con i suoi coetanei. Magari il collegio servirà per tagliare un po' le distanze tra lei e gli altri ragazzi e ragazze della sua età. Secondo me scoppia una bolgia. Vai, passiamo col prossimo, porca aiorra. Sono Alessandro, amo lo sport, non riesco mai a stare fermo, letteralmente. Qualcosa mi dice Ok, di andiamo no. Io ho d'accordo. praticato calcio. Nuoto, atletica leggera, faccio anche basket, mi piace molto la pallavolo, Formula 1. Cazzo fai, minchia? Letteralmente, nemmeno in classifica sto fermo, infatti credo che ho fatto molti danni.
non sei l'unico a aver fatto danni a scuola, quindi non ti stai a credere, sai? Danni ai miei compagni e ai miei professori. Allora vi racconto un aneddoto. Ero un cazzo di bambino pazzo alle elementari. C'era un cazzo di... Avete presente quelle brocche coi fiori, regà? Ok, io ero talmente stronzo che la professoressa, la maestra all'epoca, ci aveva fatto fare dei compiti, va bene, a sorpresa. Siccome io non avevo studiato un cazzo quel giorno, cosa feci? Scontrai quella brocca con l'acqua in modo tale da farla cadere su i compiti della classe appena effettuati, così ce l'ha fatti rifare tutti il giorno dopo e io così ho studiato e io l'ho messa del dado, regà. I professori ci chiamano spesso, diciamo così, ci dicono che dobbiamo parlare perché c'è qualcosa che Alessandro non ha fatto per bene, anche se ha 17 anni bisogna ancora stargli dietro. Non è che ce n'ha 37. Comprenda che le regole vanno rispettate. Vorrei vedere proprio a te se rispetti tutte le regole, che sicuramente andrai al sozzo durante la notte. Sono Mattia, faccio il food blogger, sono bravo a scuola, sono simpatico. Dove l'ho trovato un altro così? Nelle Pringles. Io sono il food blogger, semplicemente mi metto a fare recensioni di locali, provo posti, provo cibi nuovi. Sì, coi soldi di mamma però, pezzo di fango. Mi piace fare tantissimo. Non mi fa mangiare cose dolci. Sbagliato, quei soldi di papà. Andiamo a mangiare sushi, hamburger, panini, pizze. A Roma. Pinze Roma. Le pinze Roma. Io sono differente a prescindere dalle persone, non è che sono i miei coetanei il problema. Di essere migliore del resto della media. Per lui siamo tutti ignoranti. Ho paura che al collegio aumenterà il suo ego. Non è che mi ha ispirato tanto questo, regà, Mi chiamo Gabriel. Oh, è Romanacciu! È il meglio di oggi. È il meglio! Diciamo che io ti ho mandato questa cosa. Ma lasciate in eredità. No, vabbè, ma l'avete vista la camicia del padre aperta? Pro contrario! Io faccio calcio a livello agonistico, tengo molto all'aspetto fisico e lo curo molto. Ragazze che mi vengono dietro sono tante. Diciamo che mi piace frequentarmi con quelle più grandi. Ne ho. Andiamo d'accordo, anche io sono sempre stato con le più grandi, ma sono sempre quelle che ti fanno fare i più grandi danni. Te lo assicuro per esperienza. Dietro un bel po', me ne vengono dietro un bel po'. Solo che io sono il classico tipo a cui piace farsi desiderare. Cioè, se vuoi io non sto qua, se no peggio per loro. È giusto così, cazzo. E io faccio il linguistico a Ostia, però con lo studio zero proprio. C'ho mia madre che è prof e vicepreside, quindi se non studio a casa vola nei forchi, i piatti. Per me lo studio è importantissimo. Alla... Grazie cazzo, sei vicepreside, sto circo, che ti fanno fare le figuracce, lo bastoni con le bacchette. La base di ogni cosa, si deve impegnare e deve dare il massimo. Sì, sì. Io spero che dal collegio Gabriel intanto impari a rispettare le regole e poi deve dimostrarmi che anche senza di me riesce a studiare. Mi chiamo Samuel, ho 14 anni e sono un po' matto. A me piace fare i macelli. Allora raga, se noi guardiamo bene questo, sembra tanto docile, carino. Ma secondo me deve essere un casinaro davvero questo. La scuola è un momento per divertirsi. Per me. Oh. Questo qua non ha capito niente, mi sa. Ho preso 56 note di classe. 56 note di classe? Per il casino. Io non ne sento casino, tu lo senti? E ci lancio le sedie. Faccio dei versi animaleschi. Ma allora dei problemi? Te l'hanno mai consigliato uno psichiatra? Così, gli schizzi. Noi siamo giovani. Sì, secondo me ci vuole un psichiatra per questo. Mi arrampico agli alberi, infatti ho preso appunto una nota per questo fatto. Perché il professore stava spiegando agli altri cosa fare con le piante. Io e un amico mio ci arrampichiamo agli alberi. Ascolta, fai una cosa. Non ascoltare il professore. Fidati di me, le piante servono per altre cose. Ma lascia perdere, mo. Sei troppo picciriel. Per prendere i fichi che stavano sopra la sua. E ho avuto la nota.
Samuel è come l'acqua del mare, sempre in movimento, c'è da impazzire. Fa girare la testa. C'ho il mal di mare. È il contrario di quello che dici. Tu dici che andiamo a sinistra, lui va a destra. È una rovina. E dai, dillo che volevi mettertelo un condone quel giorno, mannaggia quel giorno. Sono Priscilla, ho 15 anni e sono una tipa un po' vecchio stampo. No, raga, non Salerno, non si chiama Salerno di cognome, quindi non vi pensate già ad altro. Porci. Mi piacciono le cose vecchie, come colleziono francobolli, monete, i motori vecchi. Infatti ho il ciao. Ma figurati, sei una pazza! A volte non mi soddisfa del tutto. Ma come? È retro. È una hippie tua figlia, non l'hai ancora capito? È l'hippie del 2022 next gen. Collegio per Priscilla penso possa essere una bella esperienza. Quello che mi preoccupa, penso da genitore, io so come la lascio e non so come la troverò tra un mese. Secondo me, guarda, non la ritrovi proprio. Sono Giada, ho 17. Abbiamo quasi finito, ragazzi, con questa spaccata vi annuncio che ne mancano solo 3 anni e se vi sembra una principessa, no, non avete capito niente. Infatti c'hai tanta la faccina di cazzo, di quello. Da fuori ho proprio la faccia da brava ragazza. La faccia di cazzo. Però poi la faccia, diciamo, la schiaffi. Che nel mio comportamento non è che ci siano proprio solo aspetti positivi. E quindi capita di fare qualcosa di pazzerello qualche volta. Ma normale, c'hai 15 anni, un po' sono svarioni. Il rapporto tira e molla. Poi con mio padre. Il rapporto tira e molla con i genitori. Non sapevo che c'erano delle relazioni extraconiugali con i genitori. Quelli si chiamano incesti. Ma no. Padre non ci parlavo da tipo 6 o 7 mesi. Prima descriverlo così. Fino all'ultimo gancio destro è stata una cosa meravigliosa. Io e mio padre abbiamo litigato a dicembre e poi mi ha cacciata di casa. Allora ragazzi, per esperienza personale, se un genitore arriva a cacciarti di casa, vuol dire che sorpassato il limite, secondo me. Io non l'ho più visto né sentito. Io l'ho fatto proprio per cercare di dargli uno scrollone, un input a lei. Visto? Diverso, invece, ci siamo un pochino distaccati. Conto di ricostruire un rapporto buono con Giada. Non è facile però, ragazzi. Giada, la mamma. Un po' manca. Raga, dalla faccia di cazzo della madre abbiamo capito da chi ha preso. Comunque sia, secondo me la madre è peggio della figlia. Secondo me la madre la vizia, dalla faccia la vizia. Cavallo imbizzarrito, abbiamo proprio bisogno. Vediamo. Di collegio. Assolutamente, amore. Mi auguro mi che riescano. Dove io ho fallito perché io non ho questo polso di cui secondo me lei ha bisogno. Ci avevo ragione invece, ripeto, la mamma ha la vizia. Mi chiamo Damiano, detto Sancho. Ho moltissime fan. Ma la numero uno è sicuramente nonna Rita. Ah, la nonna, mica la nonna Rita è, diciamo, la mia seconda mamma. Come balla, penso che non ci sia una persona alla quale voglio più bene di nonna Rita. È veramente il mio amore segreto. Oh, io sono cresciuto senza un papà. Che bella roba. Solamente con mamma e i sacrifici di mamma. Mamma penso sia la donna più forte che abbia mai conosciuto. Passavano le vecchiettine. Raga, questo secondo me per adesso abbiamo visto circa una ventina di cristi. Questo è secondo me il più buono qua dentro. Ma davvero, il più buono. Ne capitano nel mio palazzo, nei palazzi intorno. Lui era sempre pronto, porto io le buste, porto io le buste. Sono molto altruista, ho sempre aiutato tutti. Sono un tipo abbastanza permaloso, a tratti irascibile. Aiuto. E vabbè, ma è normale, si sa che i più buoni sono sempre quelli che quando impazziscono fanno i danni più grossi. È proprio schistato, statistico. Lui è un vulcano in eruzione, ne pensa 2000 e ne fa 3000 di cose che non deve fare. Mamma sul telefono mi ci ha salvato tsunami. Ma mi sa che sta parlando di me questo. Sono la principessa di casa, infatti io ho una coroncina e me la metto ogni tanto, anche quando vengono le mie amiche, soprattutto quando vado a ballare, sempre la stella delle discoteche. Sono Luna, ho 15 anni e voglio essere la prima donna a pilotare le frecce di colori. Ovviamente con stile. Cazzo.
Cosa fai? Con stile, cioè cosa fai? Vuoi andare sul jet in perizoma con i tacchi? Non lo so, spiegatemelo voi perché io non l'ho capito. Io frequento l'istituto aeronautico di Roma, ho finito il primo anno. Ora ho finito dare o aerei di caccia, militari, comunque sempre nell'ambito aeronautico. Di cazzi raga, però questa vola davvero. Ora ho sempre raggiunto i miei obiettivi. La mia macchinetta si chiama... Che non mi hai aiutato un pochettino mamma e papà col cash, perché se no tutta sta roba non la facevi, quindi che cazzo dici? Sempre con merito nostro, non è vero, un cazzo, non è solo nostro. Tiffany. Papà è venuto tipo 2 giorni dopo il mio compleanno e mi ha fatto la sorpresa col mega fioc. Grazie a cazzo che minchia. Sempre, lasciamo perdere. Ma grazie a cazzo che riesci a fare tutto quello che vuoi fare, c'è Papino che ti dà una mano. Abbiamo comprato sta macchinetta con tanti sacrifici. Ti piace? Bellissimo. 4 giorni dopo. Raga. Purtroppo si è cappottata con la macchina. Si è riuscita ad accappottare. Ma guarda la sua faccia. Però si è ripresa subito, non ha subito dei traumi eccessivi, perché poi ci hanno detto le fanno delle sedute dallo psicologo. Sì, ma che cazzo dici? Più cicatrici io per l'asfalto ne ho una qua, una qua, una qua dietro. Ho 5 punti qua nella testa, non c'ho voglia di alzarmi e c'ho tutto rotto. Io mica sono traumatizzato, psicologo, psichiatra, vacci tu dal psichiatra. Psicologo. Molto invidiata, soprattutto delle ragazze. Senza motivo. Senza motivo. Senza motivo è invidiata? E già il padre fa, senza motivo. Ma io non vedi che la viziate, ma vai, dai. Un altro livello, più superiore, sì. E mi metto a pareggio. Te. Minchia, il padre mi sta sul cazzo peggio di lei, ragazzi, ve lo giuro. E niente, raga, cosa vi devo dire? Da oggi è tutto con le audizioni. Ragazzi, allora, questi saranno i collegiali. Vi aspetto con le reaction sul programma, se uscirà qualcosa. Mi inventerò qualcosa da portarvi di questo tipo, perché mi diverte un sacco fare questo tipo di video. Però se io il microfono lo metto di là, non si sente un cazzo. Quindi ragazzi, niente, mettete like, lasciate mi piace, commentate, datemi su consigli, se volete che vi porto qualcosa in particolare di questo tipo, ragazzi. E niente, sbada bam, raga, al prossimo video, buona visione.